E voilà, benvenuti a tutti quanti voi, ben ritrovati, salve, buon mercoledì 12 gennaio 2022, ricordiamo che comunque siamo in diretta e come sempre nella puntata di Radio Show di oggi articoleremo un po' di musica, faremo un po' di karaoke, canta che ti passa, auguri, saluti, poesie, videochiamate, modi di dire in dialetto, proverbi, commenti, notizie, soprattutto insomma tutto ciò che farà intrattenimento lo snoccioleremo nella puntata di oggi. Vi voglio solamente ricordare che se non l'avete ancora fatto mettete mi piace alla pagina DJ Vittorio Cassinesi su Facebook, su Instagram oppure sul canale YouTube, attivate la campanella così potete partecipare avvisandovi quando siamo in diretta e magari anche nell'interno, se scrivete un bel commento potete tranquillamente intervenire. È molto semplice, non ci vuole granché. Insomma, ci divertiamo e ci intratteniamo. Potete anche tranquillamente andare sul canale YouTube dove ci sono diverse playlist, tra cui quella del disco show, quella del mixage, il radio show. Poi c'è anche quella dell'animazione, quella di ascolto, quella dedicata a Trani, quella dedicata alla banda di Matti e insomma tutto ciò che fa intrattenimento. Noi non pretendiamo di fare più di tanto, anzi ci piace l'idea che siete come sempre con noi ogni giorno, quotidianamente e cresce sempre di più questa nostra diciamo famiglia, chiamiamola così perché è molto bello sentirsi dire che è una famiglia, sta diventando una famiglia e di questo mi fa veramente molto ma molto piacere. Allora, noi guardiamo insieme la diretta, vediamo quanti sono e iniziamo a salutare quelle persone che guardano con noi la diretta. Vediamo, dai, allora, cerchiamo di iniziare a vedere. Allora, Riccardo Di Asparra, ecco il nostro primo interlocutore, ce l'abbiamo. Ciao Riccardo, benvenuto e soprattutto vi invito anche agli altri a condividere questa nostra diretta, mettete un commento, fate quello che dovete fare, siamo fan di questa nostra pagina DJ Vittorio Cassinesi, quindi ricordo il numero di telefono per fare che cosa? In modo tale che possiate intervenire come ho fatto oggi con dei video, con dei commenti, con un vocale, perché no? 347-6215-614, questo è il nostro numero di WhatsApp, potete tranquillamente già da adesso mandare i vostri vocali, se avete qualche augurio da fare, perché no, ci farebbe piacere, e magari se avete anche un vostro pensiero da far ascoltare, ci farebbe piacere. Eccola qua, questa è la pagina WhatsApp aperta per voi. Inizio solamente col dirvi che magari mi andrebbe di fare mettere un tema a questa puntata, visto che siamo già quasi nel mezzo della settimana. Cosa avete intenzione di fare per oggi, per il fine settimana? Come sta andando per quelle persone? Come è iniziato l'anno? Tante di queste notizie che potete darle tranquillamente nell'interno di questa nostra diretta. Possiamo snocciolare anche un argomento, perché no? Vedremo quale argomento snocciolare nell'ambito delle vostre domande e risposte che arriveranno. Prima voglio darvi il benvenuto e dare anche un'informazione. Adesso alla rubrica dedicata ai fatti del giorno del passato, ovvero ai fatti di Accade Oggi. Eccola qua. Mercoledì, oggi è il 12 gennaio 2022. La Chiesa ricorda Sant'Arcadio, San Bernardo da Corleone e Santa Tatiana. La luna è gibbosa crescente. Il nostro proverbio di oggi è cinese e dice: chi pianta alberi sappia che altri ne godranno l'ombra. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1799 la firma della tregua tra i soldati di Ferdinando IV e i francesi costava ai borbonici le città di Benevento, Acerra e Capua. Nel 1818 Karl Drais otteneva il brevetto per la draisina, che con due ruote, di cui una sterzante, è considerata la prima bicicletta. E nel 1848 Palermo diventava la prima città a insorgere contro il dominio borbonico, guidando la rivoluzione siciliana. Nel 1966 debutto televisivo per l'eroe dei fumetti Batman, che alla prima apparizione in carne e ossa era interpretato da Adam West. Nel 1970 volo inaugurale per il Boeing 747, che all'epoca e per quasi 40 anni sarebbe stato il più grande aereo passeggeri al mondo.
Nel 1991 moriva a Roma lo scrittore Vasco Pratolini. Nato nel 1913 a Firenze, era stato l'autore di Metello e di Cronaca familiare. Nel 1997 il treno Milano-Roma deragliava nei pressi della stazione di Piacenza uccidendo 8 persone. A bordo del pendolino viaggiava anche l'ex presidente italiano Francesco Cossiga. Nel 2005 l'Europarlamento approvava oggi la Costituzione europea. Nel 2009 una foto del 1979 che ritrae la cantante Madonna senza veli veniva venduta all'asta per $37.500, un servizio fotografico per il quale Madonna, che all'epoca aveva 20 anni, era stata pagata solo $25. È il momento degli anniversari di nascita del 12 gennaio. Nel 1729 nasceva il biologo Lazzaro Spallanzani, padre della fecondazione artificiale. Nel 1876 lo scrittore Jack London. Nel 1930 il musicista e compositore Pino Calvi. Nel 1933 nasceva la regista Liliana Cavani e nel 1939 l'attore, cabarettista e cantante Benito Urgu. Inoltre sono nati oggi anche il giornalista Gigi Garanzini, nel 1948, il poeta, scrittore e paroliere Pasquale Panella, nel 1950, il giornalista Gianni Riotta, nel 1954, il calciatore Andrea Carnevale, nel 1961, l'attrice e conduttrice TV Katia Follesa, nel 1976, e la showgirl Maddalena Corvaglia, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 12 gennaio 2022, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere sul sito accaddeoggi.it. Ci risentiamo domani. Grazie per averci dato tutta questa bella informazione. Diamo un'occhiata anche a quello che accade nella città di Trani, perché no? Abbiamo un sito, abbiamo una pagina Facebook, abbiamo delle notizie che dobbiamo leggere, quindi diamo prima l'informazione che è necessaria per quelle persone che hanno veramente intenzione di sapere. Contributo Fitto Casa. È stato pubblicato il bando, scadenza 10 febbraio, nella sezione avvisi del portale istituzionale, quello del Comune di Trani, Città di Trani, Comune di Trani, pubblicato il bando per l'assegnazione dei contributi per integrazione dei canoni di locazione per le abitazioni anno 2021 relativo all'anno 2020 con la relativa modulistica. Quindi se volete potete già preparare tutto la partecipazione al bando. Deve possedere diversi requisiti, un reddito e altre cose, quindi se non l'avete fatto fatelo, rivolgetevi al vostro patronato perché è giusto che sia così. E allo stesso tempo la notizia ve la vi linko nel commento questa bellissima iniziativa del Comune di Trani. Poi a parte questo, che altro? Messaggi su WhatsApp, sono arrivati diversi messaggi. Perché sono arrivati diversi messaggi? Ecco, dobbiamo arrivare prima al nocciolo della questione. Questo pomeriggio un caro amico mi ha mandato un video. Questo video ha fatto molto discutere. Parla di tamponi, noi non vogliamo, come devo dire, essere sul pezzo, però questo video che mi ha mandato mi ha lasciato un po' perplesso. Ve lo voglio far vedere e ve lo voglio ovviamente commentare con voi. Ecco, vorrei che voi lo commentaste con me, perché questo video mi è praticamente arrivato tramite WhatsApp, però poi sono andato a dare un'occhiata su Facebook, sono andato a dare un'occhiata anche negli altri canali e circola liberamente. È un video che davvero, come ho già detto, farà molto arrabbiare. Perché? Perché in Italia, per esempio, si stanno verificando situazioni di questo tipo. Cioè andiamo in farmacia, un tampone costa 15 euro, ovviamente si fanno code interminabili e quindi tutto questo ci sta. Però se le cose fossero dappertutto così. Invece in altri posti, per esempio in Germania, ecco come mi ha confermato il mio amico Giuseppe il tedesco, che è in Germania, e questo praticamente conferma che la teoria non è semplicemente una cosa inventata, ma è una notizia vera. Allora ci sono due persone che sono andate a farsi una passeggiata in quella parte, hanno potuto farlo e meno male che c'è gente che comunque verifica anche questa situazione, e guardate
guardate cosa ne è venuto fuori. Io non aggiungo altro, vi faccio vedere il video e poi lascio a voi i commenti. Eccolo qua, video direttamente su WhatsApp, ma che circola anche sul web. Eccolo qua, per voi. Eccoci amici, vi vogliamo raccontare, io e Giorgio Laporta, buonasera. Vi vogliamo raccontare una cosa strana. Allora, in questo momento noi ci troviamo in Germania, sì, perché Strasburgo, sapete che è proprio al confine, basta passare il ponte del Reno e si è in Germania. Allora noi siamo venuti in Germania e vedete alle mie spalle siamo nel parcheggio di una grande catena, credo che tutti la conoscono, DM, dove vendono molte cose per l'igiene, per la casa, eccetera. Ma perché facciamo questa diretta? Perché siamo entrati per comprare del dentifricio normale, pure noi ci laviamo i denti, guarda caso, e abbiamo notato negli scaffali i famosi test per il Covid, quelli rapidi, quelli che in genere vengono fatti in Italia nelle farmacie, li vendono anche nelle farmacie. Credo che in Italia quanto costano? Circa 8 euro. No. Cioè 8 euro. È chiaro che quelli che si fanno con la certificazione costano, mi sembra, 22 euro, perché c'è la certificazione, eccetera. Però credo che possa essere molto interessante il fatto di poter, scusate che qui siamo in mezzo al parcheggio e mi mettono sotto con la macchina. E è interessante che un cittadino abbia la possibilità di poter comprare a dei prezzi veramente modici, poi vi diremo quanto costano, apposta stiamo facendo la diretta, per poter immediatamente verificare. Poi se uno ha dei dubbi o è positivo, risultato positivo, naturalmente fa il suo bravo molecolare. Però quante volte ci è capitato, se avessi adesso un test lo farei subito perché ho paura, ho visto, oddio, ho saputo che quel mio amico oppure sul posto del lavoro c'era uno positivo, oddio, devo aspettare domani. Ecco, allora vi sveliamo il trucco. Quanto hai pagato? Allora, questa confezione da 5 è costata 3,75 euro. Sì, avete capito bene, avete capito bene. Guarda, c'è pure lo scontrino. Aspettate, eccolo qua. C'è lo scontrino. 3,75 euro. Allora, 3,75 euro per 5 tamponi. Quindi per una famiglia allargata. A distanza di 8 euro l'uno. Di 8 euro l'uno, quindi in Italia costerebbero 5 per 8, 40 euro. Qui costa 3,75. Allora io dico, sono gli stessi, ma che dobbiamo pensare qua? Che pensi te? Che qualcuno ci guadagna. Eppure tanto ci guadagna, ma io non lo so. Aspettate, guardate che DM non è un ente di beneficenza, ci guadagna pure nel venderli a 3,75, non è che li regala, attenzione. Quindi non ho capito perché da noi, ma com'è sta storia? Non ne ho idea, qualcuno, siamo in Germania. Qualcuno si è arricchito, esatto. Qualcuno ha guadagnato tanti bei soldini con sta roba. Avete capito? Eccoci qua. Viva, meditate amici, meditate, grazie. Ecco, adesso noi abbiamo visto questo video e ci stiamo praticamente chiedendo come mai in Italia tutti hanno, ma in Italia nessuno si ribella. Non è ribellarsi, è conoscere le cose. Alle volte bisogna anche conoscerle, perché spesso e volentieri, quando io avevo un'attività commerciale, parlo di 4 anni fa, non, bizzarro, beh, allora c'era un articolo che si vendeva 10 euro, no? Per farti capire commercialmente parlando. E parlavamo di un articolo che si trovava nel mercato, lo trovavi a 9, lo trovavi a 8, lo trovavi a 7, lo trovavi a 6, poi alla fine lo trovavi anche a 5. Il motivo perché si compra per poter poi rivendere e cercare anche di guadagnare? Sì, si deve guadagnare il giusto, però se una cosa costa, anzi se una cosa si vende 15 euro, parliamo di un prezzo base 8 euro, normale, no? Quello che stiamo parlando è quello rapido, il tampone rapido, costa sulle 8 euro, 9 euro, 10 euro, ad andare proprio un tampone, e ti senti dire che 5 tamponi costano 3,75 euro, beh, insomma, qualcuno si deve fare anche qualche domanda. Ma perché in Italia queste cose e nel resto del mondo può esserci magari tutt'altra cosa? Io posso capire un leggero distacco del prezzo, cioè io parlo che, vabbè, un tampone, se avessero detto un tampone costava da 8 euro in Italia, lì in Germania l'avrebbero pagato 5 euro, ci sta, ma là stiamo parlando di 5 tamponi, 3,75 euro. Quindi fatevi una domanda e fatevi allo stesso tempo una risposta. Questo è quello che io volevo mettervi a conoscenza. Poi siete voi a dedurre, ma viviamo in un paese di ladri, di qua e di là. Dobbiamo regolarci solamente e far capire che
ovviamente non stiamo semplicemente chiusi e dietro una tastiera e basta. Viviamo anche il mondo reale, viviamo anche come tanti. Non abbiamo la possibilità come molte persone possono dire, possono anche pensare. Quindi alla fine uno si può anche rendere conto che magari se ne va in Germania, prende un carico di tamponi e se li vende in Italia e ci fa i soldi. E quindi allo stesso tempo il gioco è fatto. Come diceva un amico Sebastiano, dice ma noi l'olio di Bitonto, per dire, o l'olio di Trani o l'olio di Andria, lo vendiamo 5 euro al litro. Faccio un'ipotesi, non sto dicendo un prezzo reale. Allora, se lo vendiamo 5 euro al litro, che però ho capito, al litro o al chilo, l'olio si vende al litro o al chilo, vabbè, comunque, si vende, comunque basta, si vende 5 euro. Va bene, vai in Germania, lo porti fino in Germania, va bene, però io il prodotto non lo posso diciamo fare qui e venderlo in Germania, faccio per dire, no? Faccio per dire il tampone lo possiamo anche fare qui, quindi diciamo che il problema non sussiste e quindi dobbiamo capire. Francesco Campanalunga, Francesco Porcaro, Cosimo Nenna che stiamo salutando, Mario Cerfeda e Riccardo Diasparra che stanno guardando la nostra trasmissione. Allora, si parlava di questo video e quindi alla fine abbiamo reso partecipi tutti quanti voi. Adesso ascoltiamo qualche messaggio che ci è arrivato su WhatsApp. Ne ascolteremo diversi, poi vediamo se ci riguardano il tema o il nostro, diciamo, pur parler di oggi, e sentiamo cosa ne pensano i nostri amici che stanno guardando. C'è Anna che ci manda prima un video e poi ovviamente è un video che l'ho visto, però voglio sentire Anna che cosa ne pensa riguardo di quello che noi stavamo facendo. Sentiamo. Ciao Vittorio, non Ciao. Mi funziona Facebook, non posso entrare. Oh, che peccato. Volevo sistemare. Va bene. Okay, ciao, buona serata. Va bene, va bene. Avviso la nostra cara Anna che dopo che la trasmissione è andata su Facebook sarà ovviamente caricata sul canale YouTube. Ti manderò il link, così eventualmente, lo dico per te ma anche per gli altri, così eventualmente se qualcuno non ha possibilità di intervenire adesso lo potrà fare successivamente, d'accordo? Lo dico anche per gli altri. Grazie Anna, comunque sei sempre una guerriera e lo so per certo. Allora, poi abbiamo Anna, un'altra Anna, eccola qua, sentiamo che ci dice. Ciao Vittoria. Ciao Anna. Senti, mi devi scusare se mi hai mandato gli auguri e non sono riuscita a risponderti. Oh, che peccato. Mi dispiace tantissimo. Che peccato. Comunque, ti mando un grande saluto. Grazie. E grazie per gli auguri. Grazie, che grazie. Hai fatto. Purtroppo ci sono stati dei giorni molto pesanti, immagino. Cioè, non ho avuto un sacco da fare, poi sinceramente i tuoi messaggi sono andati dietro che neanche me ne sono accorta. Va bene, in effetti, mi basta il tuo sorriso Anna, che non sono riuscita a rispondere. Mi basta il comunque, tuo sorriso. Grazie come sempre del pensiero che hai avuto. Tranquillo, tu mandami va quando bene, fai la bene. Diretta, se riesco a collegarmi mi collego, se non riesco purtroppo non è colpa mia, purtroppo pazienza, sono sempre super indaffarata, poi meglio così. Il cellulare anche ce l'ha Alessandro, immagino spesso lui, immagino, perché allora. Poi non sta andando in centro job, poi ha fatto l'intervento Alessandro, a proposito come sta mi devi dire poi. E sono stato in ospedale, purtroppo l'ha fatto lì la vigilia di giorno dopo di Capodanno. Ha iniziato l'anno così. E niente, sono stato più in ospedale che poi che a casa. Va bene Anna. E niente. Va bene, tranquilla, tranquilla. Ti saluto tanti e grazie per sé come sempre del pensiero che bene, hai. Bene, okay, bene. Vittorio. Grazie. Ciao, ciao. Bene, allora noi adesso andiamo anche, salutiamo Anna, la nostra Anna, la moglie del nostro caro Nico Panzitta, e salutiamo anche Corrado che si è appena collegato di Villa Schinosa. Ciao Corrado Capece Minutolo, un saluto a te e tutta l'azienda di Villa Schinosa. Quando volete il vino buono, Villa Schinosa sa quello che vi dà.
Ecco, a conferma di quello che vi dicevo prima del video che vi ho inviato, ecco, leggo, confermo, è proprio vero, quello che hanno detto è fatto vedere in Italia praticamente tutto un altro discorso. Infatti in Germania i tamponi, 5 tamponi, li stanno vendendo a 3,75 euro. Se volete il link del video, credo di averlo mandato a qualcuno, se non sbaglio. Eccolo qua. No, questo non è il video che ho mandato. Questo qua è il video. Forse ho mandato un altro link. Vabbè, facciamo così. Lo copio da questa pagina. Mentre Sebastiano ci dice, ecco, tamponi, tamponi. Ma i tamponi li possono fare anche qui a quei costi, giustamente, come dicevo. Però lui mi risponde così. Sentiamo Sebastiano. Vittorio, mi meraviglio di te, ancora avanti dietro questi ragionamenti stanno. Lo so, purtroppo è così. Che la BMW, se la compri in Italia e la compri in Germania, non è diverso il prezzo, è No. naturale. Eh no, ma Ogni stiamo cosa, parlando di se la BMW. compri dove la fanno, cambia il prezzo, o mi sbaglio? Ti sbagli. L'olio d'oliva di Bitonto, devo fare una Bitondo, produco Bitondo, se tu vai a Milano non lo paghi quella Bitondo. Il caciocavallo che fa ad Andrea, non lo paghi quando lo pagheresti a Milano, Firenze, che lo trovi lo stesso. Ma stiamo parlando di tamponi che si possono fare tranquillamente anche in Italia. La materia prima è anche qui in Italia, non è che dobbiamo fare chissà che cosa, non è che dobbiamo comprarci chissà quale prodotto. Comunque, sono convinto che se si dovessero fare in Italia, probabilmente in Italia costano molto di più le cose o hanno un valore magari più alto. Che ti devo dire? Può essere, può essere, può essere. Ci aspettiamo che cambi questa ondata di, diciamo, di voglia di straguadagnare. Capitalismo, dice mia figlia. Capitalismo finirà prima o poi. Vabbè, auguriamoci prima o poi. Canzone degli Scotch, Disco Band. Sentite, guardate il video. Infatti questo video io l'avevo già visto, è un pezzo degli anni 80, non so se ve lo ricordate, non vorrei mandarlo per intero perché sennò andiamo a violare il copyright, ma io ringrazio Giuseppe Ferrara che mi ha mandato questo qui, perché giustamente dice variante Omicron, e a proposito di varianti ce ne sono di cose. Va bene, qui abbiamo Vergogna Italia, Alessandro Arminei dice incredibile. Mimmo D'Elia si fa sempre la sua riflessione. Ecco il video, eccolo qua. Io adesso faccio una cosa: copio il link di quello che vi ho detto poco fa. Perché se eventualmente volete approfondire, ecco, io lo inserisco in questa, diciamo, in questa diretta, così come commento. Andate voi a dare un'occhiata, rendetevi conto, fate quello che più vi aggrada. Io lo sto inserendo. Saluto Antonio Verzicco, Carmine Uria che si è appena collegato, Raffaele Sarno. Ciao Raffaele, come stai? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Mi fa piacere ogni tanto sentire e guardare chi c'è. Poi vediamo un po' che altro video ci hanno mandato. Gigi, ecco qua, dice... Io a Barcellona per rientrare in Italia il 19 dicembre ho dovuto pagare 35 euro, per di più le farmacie non li fanno ai turisti. Quindi, conclusione, in tutta Barcellona non solo un solo laboratorio diagnostico, quindi 3 ore di fila e altre 3 ore per ricevere l'esito, quindi siamo messi meglio noi. Beh, infatti è vero, però uno come fa a non incazzarsi? Ecco, questa è la fila che ha incontrato a Barcellona per poter ovviamente fare il tampone e dietro ovviamente c'è anche altra gente di altre nazioni, quindi è uguale dappertutto. Questo viene da fuori dall'Italia, dalla Spagna, viene dalla Spagna, ecco, bene. Poi andiamo avanti, vediamo un po' dov'è, ecco qua, qui il commento. Il ragionamento secondo il quale tutti coloro che stanno trattando e vedendo in questi 2 anni oggetti utili in questa pandemia, come mascherine, gel igienizzante, tamponi, eccetera, eccetera, qui si sta facendo i miliardi. E ovviamente
è scritto alla meno peggio, però è giusto. Soprattutto le farmacie che fanno anche tamponi rapidi. Pensa che non ne conosco un paio che hanno affittato locali sfitti accanto alle proprie attività per fare in uno solo tamponi e in altro vaccini. I nuovi miliardari. E questa è praticamente la nuova era del commercio sanitario, possiamo definirlo. Paco ovviamente si preoccupa dicendo con queste faccine, poi ovviamente noi mettiamo sempre, come si dice, alla luce del sole le vostre immagini, i vostri commenti, se poi ovviamente ne avete degli altri ci farebbe molto piacere. Oh, adesso, visto che ci siamo, rientriamo in trasmissione, mettiamoci, come si dice, con la vidiata centrale e proviamo a metterci in contatto con il nostro amico Enzo Labirinto da Sesto San Giovanni. Penso che insomma siamo a un orario decente, credo, poi non lo so, poi facciamo mandiamo un po' di musica, sì, mandiamo un po' di musica direttamente dal canale di Enzo Labirinto. Abbiamo ovviamente diverse canzoni, ne faccio una a caso così. Dov'è? Eccola qua. Vediamo una che mi sta genio, vediamo un po'. Io avrei messo In questo mondo di ladri. vediamo se ce l'è, se sta, vediamo. Prova a vedere se ce l'abbiamo. Aspetta, vediamo. Vediamo se c'è. No, non c'è, non ce l'abbiamo. Cantata da Enzo Labirinto, devi cantarci In questo mondo di ladri, così magari cerchiamo d'accordo, va bene. Scendo giù sulle le canzoni. Ecco, L'isola che non c'è. Questa è la canzone che va bene. Mirko Nuzzolese, buonasera. Tra un po' ci mettiamo in collegamento con Enzo. Carmine, buonasera. Seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino, poi la strada la trovi da te, porta all'isola, l'isola che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano, ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è, infatti. E a pensarci, che pazzia, è una favola o solo fantasia. Vai Enzo! E chi è saggio, chi è maturo lo sa, non può esistere una realtà. Sono d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci sono santi né eroi. Se non ci sono ladri, se non c'è mai la guerra, forse proprio l'isola che non c'è, che non c'è. E non è un'invenzione, e neanche un gioco di parole. Parole. Se ci credi ti basta, perché poi la strada la trovi da te. Hey! E non c'è. Sono d'accordo con voi, niente ladri e gendarmi, ma che razza di isola che c'è? Niente odio e violenza, né soldati né armi, forse proprio l'isola
non c'è, che non c'è. Seconda stella destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino. Poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. E ti prendo in giro se continui a cercarla, a non darti per vinto, perché chi ci ha già rinunciato, chi ti ride alle spalle, forse ancora più pazzo di te, di te. In collegamento in diretta da Sesto San Giovanni abbiamo il nostro caro amico Enzo Laberinto. Benvenuto Enzo, ben trovato e soprattutto buonasera a tutti. Oh, eccoci qua. E allora, cosa ne pensi di questo video che ti ho mandato, dove in Germania 5 tamponi costano 3,75 euro e sono praticamente la stessa cosa di quelli che ti infilano nel naso in Italia? Qui mi sa che ce lo infilano anche da un'altra parte, visto che noi li prendiamo e facciamo code interminabili. Cosa ne pensi tu? E io cosa ne penso? Penso che o che sono ladri qui, o che c'è il dazio, tanto non c'è da pagarlo, perché solo in Inghilterra c'è da pagare il dazio adesso. No, per io volevo un tuo parere. No, io dico, può essere che magari in Italia... in Italia costino così tanto le cose, tipo, non so, andiamo alla benzina e ci fanno un mare di accise e paghiamo la benzina un euro e 50, un euro e, quant'è? Un euro e 60. Poi vai in un altro posto, tipo, non so, in un altro posto che non è Italia, la paghi 50, 60, 70 centesimi. Ma tu dove vivi? Cioè io dico, io vivo in Italia, va bene, d'accordo, però io dico, devo far fronte a, faccio per ipotesi, alla tragedia del Vajont, che sono ormai anni che è passato sto periodo, e poi si parlava di accisa una tantum, quando poi si parlava di toglieremo le accise e alla accise chi te burt e stanno ancora te. Poi facciamo facciamo la storia per le buste di plastica, quando poi alla fine ci dicono però vi abbiamo abbassato il prezzo delle mascherine FFP2, però in compenso ci aumentano benzina, ci aumentano gas, ci aumentano elettricità, ci aumentano tutto praticamente, però la mascherina l'abbiamo abbassata, cioè quindi parlando. Forse dice, come ha ragione Mario Riccardi, che saluto, che sta con me, che guarda la trasmissione, dice perché noi siamo ricchi. Ricchi di Czechowska, stava a morire di fame. No, noi non siamo ricchi, noi siamo stronzi. Ecco, questa è la parola esatta, però perché alla fine, come diceva il mio amico Sebastiano, siamo un popolo di pecore e ci diamo praticamente la zappa sui nostri piedi. Questo no. Vabbè. Noi siamo una trasmissione che non vuole fare polemica, siamo una trasmissione di intrattenimento, però certe cose ti fanno veramente girare le scatole, davvero. Sì. Quando tu arrivano purtroppo queste cose, poi a conferma del fatto che il mio amico Giuseppe Tedesco, che è in Germania tra l'altro, mi ha confermato che quei prezzi realmente esistono in quel posto dove stanno, la catena di supermercati DM, una cosa del genere. E insomma, dai, davvero, davvero che qui la gente, svegliamoci un attimino, cioè poi non possiamo fare una coda interminabile come quella che è successo in tanti giorni e soprattutto in questi momenti nelle farmacie, che crea veramente una cosa impressionante. E poi ti senti dire, fatti un calcolo, 100 tamponi, 15 euro, sono 1.500 al giorno, per 30 sono 45.000 euro, metta fepuria al tambon duman, come dice qualcuno, commercialmente parlando, ci sarà
un guadagno, posso capire il guadagno equo, giusto, una percentuale di guadagno, perché se si parla di salute bisogna cercare anche di trovare, come si dice, un punto di incontro. Invece no, la salute è quella che viene spesa di più e alla fine dove c'è sanità e dove stanno i soldi, tutti si buttano a capofitto. Vedi i vecchi nostri ministri della sanità che hanno fatto i miliardi, miliardi, miliardi di lire, parlo di all'epoca, che avevano praticamente lingotti d'oro dentro la casa e magari anche nei muri, che avevano praticamente... Io però mi sto convincendo di una cosa. Sì. Che pur aver combattuto, diciamo, alla mia età, quando ero giovane, che lavoravo in fabbrica e così via, che facevo il sindacalista, facevo il delegato, non il sindacalista, il delegato. Poi mi sto convincendo che nonostante combattevamo i vecchi politici della DC, le cose, erano meno ladri di questi, meno, cioè nel senso che non lo so, io vedo questi che portano a casa 12-13 mila euro al mese, no? Mentre prima ne portavano di meno. Io mi ricordo dei Gasperi, quando è andato in America, si è fatto rivoltare il cappotto per non fare brutta figura. E De Gasperi è morto da povero, è morto in Alto Adige da povero in casa sua, non si è arricchito. Poi ci sono stati naturalmente i furbi, i fanfani, i che ne so io, adesso non mi vengono in mente, Andreotti e compagnia bella, questi sono stati i furbacchioni. Però quelli furbi sono oggi sono, ma perché c'è gente che muore di fame per strada, tu li vedi all'Opera San Francesco piuttosto che a un'altra opera, li vedi che muoiono di fame e tu ti porti a casa 13.000 euro tranquilli? Io non ce la posso fare, non ce la posso fare più. E a destra e a sinistra, ascoltiamo. Poi, una cosa, va, facciamoci due risate, ascolta un po' questa canzone. Se alle scuole dell'infanzia c'è anche solo un positivo, se a casa 10 giorni e poi torni all'asilo, se c'è un positivo e sei alle elementari, fatti i tamponi rapidi o molecolari, se i positivi sono due il meglio che puoi fare, didattica a distanza e da casa puoi studiare, se c'è un positivo alle medie superiori, mascherina FFP2 e tamponi, se ci sono due positivi ancora non ti disperare, sempre mascherina e tamponi devi fare, se hai tre positivi in classe cambiano le cose, rimani se sei guarito o se hai la terza dose, se non hai concluso tutto il ciclo vaccinale, per 10 giorni fai la DAD e dopo puoi tornare. Se ci sono 4 positivi non c'è più niente da fare, tutti a casa con la DAD devono stare. Parabonzi bonzi po. Questo era giusto per sdrammatizzare la nostra chiacchierata. Però se vogliamo rimaniamo qui sul discorso ore ore ore. Chiaramente dice qualcuno si balla la Ligalli, un Ligalli modello tampone Covid 2019, anzi no, Covid-19, vabbè, comunque è nato il 19, ce l'hanno fatto praticamente conoscere in quell'anno e quindi ce lo portiamo avanti. Sono passati quasi 3 anni, sono passati quasi 3 anni. Comunque, purtroppo sì. Ci dicono che dobbiamo andare ancora con le pinzette, noi ci manteniamo sempre, come si dice, con le pinzette. Noi nel frattempo siamo contenti di avere almeno parte della nostra libertà. Però, come dicevo a mio amico Sebastiano, che abbiamo ascoltato poco fa per il fatto dei tamponi, dicevo, però ci stanno facendo fare, come dice, come la rana bollita, stiamo facendo come la rana bollita, pian pianino, pian pianino, pian pianino, ci stanno cuocendo e poi alla fine non sappiamo manco più reagire, quindi alla fine ci abitueremo anche a tutte queste restrizioni, ci abitueremo a tutte queste privatizzazioni, perché ci sono molte privatizzazioni in corso e tante altre di queste
queste cose. Vabbè, comunque, a parte questo discorso, adesso il nostro Enzo Labirinto ci allieta con la sua voce, con la sua musica, con una canzone che io adesso vado a presentare. Ladies and gentlemen, perché non c'è Raffaele, non c'è il barone, perché il barone è in tournée. Ah, arriva Bongo, Bongo, Bongo. È in tournée, è in tournée. E tu gli fai da cornice a questa canzone, signori. Bongo, Bongo, Bongo. Vai, Bongo. Un giorno un cane scuola a correre nel quarto. Intorno radunata nel tribù e poi gli disse così. Cosa gli disse? Cosa gli disse? Sono soli che ci fate con molto meglio una città. Pararara, pararara. Seguitemi su, ma il vento nero disse allora. Vai, si balla! Bongo, 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 stare bene solo a congo, non mi muovo, no, no. No, 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 no. Bingo, bango, bango, molto scuse, ma non vengo io, rimango nero. Non buono, scarpe, stelle, saponette, prende tassi. Ma con questa sveglia al collo, hey, star bene qui. Vai. Sempre grande esploratore ad ognuno parlò dei quadri futuristi dello swing alla nostra moda spiegò. Yeah! Sono i soldi che ci fate qui, io vi porterò a Parì. Oh yeah! Seguitemi su, ma il vecchio negro disse ancora. Oh, bongo, 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 stare bene solo al Congo, non mi muovo, no, no. Bingo, bango, bengo, molte scuse, non me vengo, io rimango qui. Non buono, radio e cina, signorine, ma è così. Molto meglio nel naso, ma stare qui. Hai capito? Molto meglio l'anello al naso, ma stare qui. A noi ci piace avere l'anello al naso qui. E stare qui, e stare qui. Certo, bongo, certo, bongo, certo. Bongo, non sbaglia, non sbaglio. Bongo, 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 stare bene solo, bongo, non mi muovo, no, no. No, 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 no. Bingo, bango, bengo, molte scuse, ma non vengo, io rimango qui. Wow, wow. Non buono, scarpe, stre, saponette. Prendetta sì, ma con questa sveglia al collo, star bene qui. Ma con questa sveglia al collo, star bene qui. Yeah. Ma con questa sveglia al collo, star bene qui. Yeah. Ma con questa sveglia al collo, star bene qui. Yeah. Oh yeah! Oh yeah! Grande Enzo, grande, mi piace questo tuo yeah finale, dai, d'accordo. Allora, Enzo, oggi cosa ti sei mangiato? Cosa ti ha preparato la Sciurameri? Dai, forza, sentiamo. Oggi, oggi aspetta, che non mi ricordo più. Oh cacchio, Smeri, sei scherzato, c'è che sei mangiati oggi, scusa. Mamma mia, insomma. No, no, lenticchie. Ah, lenticchie con spaghetto oppure con la salsiccia là, come si chiama? Con la salsiccia, vabbè, la zampina cos'era? No, la salsiccia. E che cosa? Che smetti in da la salsiccia, sì. La salsiccia? Non lo so. Cos'è? Cotechino, cos'era? Allora, cotechino. Allora, zampone. Lo zampone. No, cotechino. Vabbè, sempre là stiamo. Senti, io oggi ho fatto un bis di due pietanze che adoro a prescindere. Prima, questa bella pietanza che la mia signora Titti mi ha preparato e la lancio così al volo. Se la state guardando in diretta, sono spaghetti aglio olio e peperoncino.
Sì. È proprio dopo. Ieri l'ho mangiata io, ieri. E attenzione, sacrificio tranese, favette cicorie. Favette cicorie. Qui ovviamente la mia signora si è proprio superata, anche perché questa è una pietanza prettamente nostra. È prettamente nostra. È una pietanza che ovviamente dice il mio amico Gaetano Nino Leuci, che è un cantante di Biceglie, ma che comunque straordinariamente ci siamo conosciuti grazie anche a molti miei amici, come per esempio il mio caro Crispino Mazzone, che non sento da tempo. A proposito, poi gli faccio un messaggio, magari lo sentiamo. E Gennaro Palmieri dice: oggi ho mangiato anch'io la stessa cosa. Bene, hai visto? Abbiamo gli stessi gusti. Ma tu favette e cicorie te li mangi, Enzo? Sì. Ah, beh, allora. Cicorie allora, con le favette. Allora cicorie stiamo... con le fave, non bene. Con le fave, con le favette, no, con la le favetta, sbucciate. Proprio le favette sbucciate, cicoria, con un filo d'olio, peperoncino, poi sopra, via. E dai, e dai, e ci d'olio. E ci do che ci do, e ci do che ci do. E un vai. Chilo d'olio e mezzo chilo di pan, so un chilo d'olio e mezzo chilo di pan. bene sì. Vediamo un po' una cosa, anzi approfitto per salutare gli amici che ovviamente fanno parte dell'Avis, perché sul portale tranynews.it oppure sulla pagina Facebook, adesso vi faccio vedere perché è una notizia importante, perché chi riguarda diciamo la nostra città, la città di Trani, c'è il servizio nazionale civile in Unitalsi di Trani, e quindi potete iscrivervi fino alle ore 14 del 26 gennaio, quindi avete ancora una diciamo un paio di settimane ancora per presentare domanda al servizio civile. È necessario per la presentazione delle domande lo SPID. L'Unitalsi offre ai ragazzi dai 18 ai 28 anni la possibilità di scegliere un'attività che prevede l'aiuto e il sostegno alle fasce più deboli della società attraverso un progetto di sviluppo sociale e culturale. Quindi infatti si chiama Per Amore, Solo Per Amore, e il bando ovviamente è importante per chi ovviamente vuole partecipare, prevede di favorire l'inclusione sociale di quella fascia di popolazione, tra cui anziani e disabili, che vogliono vivere al di là del disagio, con attività che prevedono uscite culturali, ludiche, semplici commissioni a sostegno della vita. Quindi per la sottosezione di Trani aderente al progetto del Servizio Civile Nazionale verranno selezionati due ragazzi che potranno svolgere il servizio sopra descritto con le modalità e pratiche descritte nel bando. Quindi se volete ulteriori chiarimenti o consultate il sito www.unitalsi.it o inviate un messaggio alla pagina Facebook Unitalsi Trani Biceglie Corato. Io faccio una cosa di più. Visto che vi sto leggendo questa notizia, copio il link, vi mando nei commenti questo link e così magari, e voilà, siamo a posto. Oh, la stessa, stasera mangio carciofi con i piselli il nostro amico Mario. Mario, i carciofi li abbiamo fatti fritti, non ho fatto una foto perché sinceramente non volevo starmi a fotografare tutto il pranzo di oggi, però carciofi fritti con il... buonissimi. Buonissimi, buonissimi. Enzo, una cosa leccarsi i baffi. E poi dici mia moglie: ma tu ingrassi poi. Vabbè, ma io devo dare soddisfazione a tavola, scusami, non posso non dare soddisfazione a tavola, soprattutto quando poi le cose le prepara buone. Ho questa fortuna. Salutiamo il barone che in questo momento è in tournée e ricordo che tornerà ovviamente prestissimo, ma non disdegneremo qualche volta un collegamento in videochiamata, perché faremo anche una videochiamata che lo sentiremo per sentire cosa sta preparando, cosa sta facendo e dove si trova, in quale posto del mondo è andato a farsi la tournée, perché dovete sapere che si va a fare sempre un bel viaggetto ogni tanto. Ci vuole, perché no, ci vuole. Va bene. Allora, ci sono... Quando è partito? Stamattina. Bene, stamattina. Poi ancora un'altra delle notizie che io sto leggendo giustamente sulle pagine di Trani News, e vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante. Ah sì, i saldi, sono partiti i saldi nella provincia di Barletta, Andrea Trani, e quindi...
vi ricordo che sono praticamente stati fissati dal 5 gennaio e proseguiranno ancora. Partenza discreta, mi dicono, perché dovuto al fatto che insomma sono state rallentate nei primi di inizio saldi per il fatto che comunque le giornate non erano nelle migliori, ma comunque dai, pian pianino questi saldi si avvieranno. Oppure se vogliamo parlare di saldi, spesso e volentieri, come dicevo prima, la gente non è più diciamo allocca come una volta. Ieri per esempio non c'era l'ausilio di internet, dove tu vedevi un prezzo e poi confrontavi su internet se il prezzo era valido oppure conveniente. Oggi insomma è molto più avvantaggiata la persona, se vuoi comprare per esempio un acquisto lo fa prima di acquistare guardando 1000 siti, 1000 pagine. È vero, fa un no? Paragone. Fa un paragone, fa una comparazione del prezzo e verifica se realmente c'è una scontistica giusta, reale, oppure si è aumentato il prezzo per poter poi dimostrare, come fanno normalmente alcune persone o alcuni commercianti, non tutti, lo dico e lo ribadisco, non tutti, che vogliono approfittare, quindi alla fine aumentano e poi dice sconto del 30, 40, 50, 70, 80%, però un prezzo è lievitato in una maniera incredibile e quindi poi alla fine ci si ritrova ad acquistare un articolo che magari credi di aver avuto uno sconto, però poi alla fine l'hai pagato a prezzo pieno e magari pure di più. Ti è capitato qualche volta, Enzo? Purtroppo ci sono. No, dico, ma ti è capitato qualche volta di fare un acquisto sbagliato oppure eventualmente credendo di aver fatto un buon acquisto? È vero, no, però neanche Mary ha questo vizio di andare a vedere prima di iniziare gli sconti. Però avevo degli amici, avevamo degli amici, sì. Specialmente un'amica che lei era casalinga, non faceva niente e usciva con la macchina, andava al Corso Buenos Aires, sai, il nostro Corso Buenos Aires. Andava lì, controllava i prezzi una settimana prima, 2 settimane prima, se li ricordava o li fotografava, poi tornava quando c'erano i saldi e li riconfrontava e lì capiva se era il caso o no di essere fregati o no. Però lì non è che puoi perdere tempo dietro a queste robe qui. Noi vedi il 50%, 40%, vabbè. Però io stamattina, per esempio, anzi ieri mattina, devo essere sincero, ieri mattina... Vai in buona fede. Sì, certamente, ti devi fidare di qualcuno, puoi non fidarti di tutti. Allora dico, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, il proverbio non sbaglia mai. Però dico, ieri mattina, Enzo, sono stato in giro per alcuni negozi e ho iniziato a vedere i prezzi, i saldi, quanto costa una cosa o che cosa potrebbero costare a fronte dello sconto e della percentuale che abbiano inserito. Devo essere sincero, io parlo della città di Trani, poi non so se eventualmente si va fuori, io non disperderei l'economia locale, ecco, io sono del parere che l'economia locale non va mai dispersa, cioè se voi siete in una città, state lì, acquistate nella propria città, così magari la vostra città dà anche sostegno economico, si ottiene questo risultato e quindi è anche molto più vantaggioso. E ho visto che veramente, questo lo dico ai nostri amici che stanno guardando questa trasmissione, a beneficio di quelle persone che vorranno acquistare con i saldi, ci sono delle attività che hanno rispettato in pieno le percentuali, stanno iniziando con un 30-40%, non hanno, come dire, ostentato il 70-80% come sempre, sai, di solito, però la gente, ho visto alcune cose interessanti con dei prezzi giusti, devo essere sincero. Poi ovviamente uno deve conoscere il prezzo, l'articolo che sa acquistare, che comunque sa comprare, è chiaro, certo. Però da noi quando si va ad acquistare è niente maliev, è proprio
tattica proprio è fissa del DNA nostro, cioè ogni cosa che si deve comprare è sempre caro per noi, qualsiasi cosa, anche se non costa niente è caro, qualsiasi cosa. E vabbè, non metti niente. A chiedere lo sconto. E lo sconto. Noi siamo per lo sconto. Vabbè, fermiamoci un attimo. Ma perché? Dimmi. Conosciamo forse. Vabbè. È giusto così. È la nostra indole. È come quando noi ci vediamo. Ciao! Abbracci, baci. Solo che in questo periodo stiamo un po' soffrendo dal fatto che non possiamo abbracciarci né tantomeno baciarci come sempre facciamo. Vabbè, parliamo di musica. È uscito il nuovo video di Gregory Martinelli, questo ragazzo di Trani che finalmente è riuscito a realizzare uno dei suoi tanti sogni nel cassetto, e spero che ne potrà realizzare tanti tantissimi altri. Vi copio il collegamento, così vi faccio guardare quando vorrete questo video. Si chiama Qui con me, Gregory Martinelli, per voi su Radio Show. Yo, eccolo qua, musica. Qui il tempo non passa mai, tu mi manchi sempre e non lo sai. E qui seduto in disparte, un po' muoio, lo sai. Mille ricordi di noi, basterebbe poco, sì. Minuto solo e ciò che vorrei, ma il tempo scorre, lo sai, ogni stella che guardo mi fa pensare a te, ogni momento che guardo. Cerco negli occhi tuoi, ma non sei qui con me. Ho persi a ridere ore ed ore, aspettando un futuro, ma dove? Ma il tempo scorre, lo sai, ogni stella che guardo mi fa pensare a noi, ogni momento che guardo, e il tempo scorre, lo sai, sì, ogni giorno che vivo, mi fa pensare a te, perché sei qui con me. Cerco negli occhi tuoi, ma non sei qui con me. Persi a ridere ore ed ore, aspettando un futuro, ma dove? Ma il tempo scorre, lo sai, ogni stella che guardo mi fa pensare. Ogni momento che guardo, sì, il tempo scorre, lo sai. Ogni giorno che vivo mi fa pensare a te, perché sei qui con me. Sei qui con me.
È iniziato a funzionare questa canzone, eh? Bravo Gregory. Qui con me Gregory Martinelli, un ragazzo di Trani, giovanissimo ragazzo di Trani, che ci ha regalato questa canzone. Ho visto che ha fatto molte visualizzazioni. Bene, bene, bene. Complimenti. Non so se gli ho copiato il link e ve l'ho inviato. Fatemi controllare. Sì, l'ho inviato. Ah, dice, noi a Bari invece quando ci incontriamo, uè, ciao, come stai? Niente mi dai? Niente mi dai. Antonella Vitale, buonasera. Salutiamo la nostra cara amica Antonella, salutiamo anche il nostro caro Vito Mastrodonato di Pizza Fast Number One. Pizza Fast Number One lo trovate in corso al Cine De Gasperi a Trani. E adesso... Raffaele, gira il telefono, se no ti vedo di lato. Ok, va bene così. Adesso abbiamo il nostro Raffaele dall'Oculo 4748 con noi. Eccolo qua, buonasera. Pace e bene, fratelli. Buonasera a tutti. Raffaele, pace. Che è sto fatto? Che è sto rumore? Che è sto suono? Che è successo? Che è successo? Ho sentito un fischietto. Che è successo? Che c'è? Il fischietto? C'è il fischietto? No, mi aiuti, che faccio male. Allora, beh, quando parla... Va bene. Salutiamo il nostro Raffaele, salutiamo ovviamente i nostri amici e salutiamo anche quelli che sono collegati. A proposito... Hai qualche compleanno oggi da festeggiare? Raffaele? No, Vito, no. Io sì. E allora, Raffaele, visto che ci sono, anzi, visto che ci sei, facciamo una bella cosa. Con la sigletta, visto che il barone è andato in tournée, con la sigletta tu adesso sai che fai? E te lo dissi ieri, l'hai salutato ieri, com'è? Te l'ha scordato? Beh, me lo so scordato, sì, è vero. Lo sai, tu stai frecato. C'è la capabaudica. A te ti ha fatto male, Mary, a te Mary ti ha fatto male, non ti fa bene. Mary Lou, che cosa l'hai combinato a quel ragazzo? Me l'hai rovinato. Era un ragazzo bravo, a posto, ma non capisco niente. Se ne è asciutta la ceta. Nazamek c'è mangiati osh. Vuoi vedere? Mary Lou, lo chiedo. Che cosa hai mangiato oggi, Raffaele? Oh, veramente pronto, non mi ricordo. Ma io lo sapevo, perché non ti ricordo? Perché tu tra l'aceto. Vabbè, a parte gli scherzi, andiamo con la sigletta e fai gli auguri, vai. Lady San Gerson, Vittorio Casnesi presenta Radio Show. Lo condotto da il tournée. Bravo. Ecco a voi gli auguri di oggi. Auguri di oggi, buon compleanno a tutti quelli che festeggiano, preparatevi. Yo-ho! Evviva! Allora Raffaele, questa canzone la dedichiamo a chi festeggia il compleanno, va bene? Sei brondo? Come disse qualcuno? Sei brondo. Allora, vai. Vediamo un po' se riusciamo a metterci in contatto. Ah, c'è Antonella che dobbiamo fare gli auguri, oggi è il suo compleanno, eh? Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Antonella, buon compleanno Antonella, tanti auguri a te. Chica chica boom, chica 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 boom, chica 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 boom, chica 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 boom. Oggi è il mercoledì 12 gennaio 2022. Tanti auguri di buon compleanno ad Antonella Vitale. Buon compleanno al mio caro amico Leo Monopoli, Giuseppe Dimitri, Maria Cristina Rana, Luigi De Santis, Antonio Caputo, Mirko Luzzolese, Sandro Piccinini e Gerardo Magno. Eva! Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a tutti.
A proposito, visto che Antonella è collegata, volevo chiedere ad Antonella se ha una canzone che vorrebbe ascoltare, una richiesta musicale. Perché no? Dai, dici la tua richiesta musicale. Salutiamo nel frattempo Raffaele Ferreri che si è appena collegato e Mario Riccardi dice a Raffaele: stasera la Juventus perde con l'Inter, Raffaele. Hai capito? Stasera la Juventus perde con l'Inter. Sì, aspetta, calma Raffaele, calma, non ti agitare, che se no poi ti viene l'infarto, poi muori e ti devo venire al funerale. Non voglio funerali in sto periodo. Basta, c'ho da fare. Ciao Raffaele Ferreri, saluta Raffaele Ferreri, Raffaele. Saluta Raffaele Ferreri. Oh. Ciao Raffaele. Saluta Mario Riccardi, fai tanti auguri ad Antonella. Ciao Mario. Auguri ad Antonella, tanti auguri Antonella Vitale. Tanti auguri ad Antonella. Bravo. Allora, un salutiamo ai nostri amici di Pizzeria Pizza Fast, Vito Mastrodonato. Ma oggi che è mercoledì, che state chiusi? No, state aperti, non lo so. La pizzeria è aperta e chiusa, non lo so. Sono passato stamattina ma non ci ho fatto caso. Vabbè, comunque salutiamo. Salutiamo la pizzeria Pizza Fast Number One. Come voglio anche salutare e dare anche un invito a quelle persone che sono collegate con noi, a tutti quelli che sono in zona, per esempio in via Ognissanti, trovate ovviamente uno spazio dedicato a che cosa? A Bianco Yogurt Caffè Creperia, yogurteria, caffetteria, dove trovate pezzi salati, sfiziosi per il vostro buffet, solo qualità, bontà e cura dei minimi particolari. Prenotate un appuntamento senza impegno per definire qualità, quantità, tipologie e costi. Ovviamente salutiamo anche i nostri amici, ricordiamo che si trova in via Ognissanti 114 a Trani. Poi non dimenticatevi delle offerte, le offertissime che sono presso Isabel Trani di tutto di più, dove offerta piumone matrimoniale 25 euro, singolo 20 euro, in questo periodo di freschezza, che c'è un bel po' di freddo, un bel piumone ci sta proprio bene, sia matrimoniale che singolo. Intimo uomo, donna e bambino, prezzi ovviamente bassi tutto l'anno, per loro i saldi non esistono, sono prezzi bassi tutto l'anno, quindi è come se andiamo ogni anno, ogni momento dell'anno, volevo dire, a trovare dei prezzi a saldi. Marchi sempre disponibili in questo periodo, tute, pigiami, intimo uomo, donna e quant'altro. Isabel si trova in via Postumia 2 a Trani e troviamo anche il nostro caro amico Giuseppe Leone, che salutiamo con tutto lo staff. Non solo, saluto il mio amico Domenico Ferreri della Lusmile SRLS, una società di servizi per pulizia, sanificazione, condomini, mobili industriali, uffici, studi medici, ambulatori, cliniche private, farmacia, attività commerciali, associazioni sportive, culturali, insomma, se volete la disinfestazione, la derazzizzazione, deblatizzazione, la pulizia, rimozione di scritte vandaliche con sistema Vortex, pulizia per monumenti, lucidatura pavimenti di ogni genere, manutenzione aree verdi, trovate una sede operativa in via Giacinto Francia al numero 16 a Trani della Lusmile, responsabile Domenico Ferreri, chiamate il 393 966 6692. E poi non dimenticatevi il nostro caro amico Andrea Di Lernia della gastronomia La Giussi della stazione, dove vi garantisce antipasti, primi, secondi, contorni e dolci da sporto. Lo trovate in piazza 20 settembre 10, angolo via Cavour a Trani, e se volete prenotare 349 65 35 029. Tutti questi nostri amici hanno una pagina Facebook, una pagina Instagram, una pagina YouTube, quindi se volete potete cercarli. Poi Trani News è la nostra città di Trani in diretta, vi stiamo già mostrando le immagini, come sempre le vedete sullo schermo qui in questo momento, eccole qua, e sono ovviamente tutte le notizie. Il sito internet è www.infonews.it, la mail è traninews@gmail.com, dove ovviamente c'è la diretta, dove trovate ovviamente tutte le notizie che sono state inserite. Approfitto per ricordare che anche l'Avis ha attivato il bando per il servizio civile, quindi se volete un'esperienza che vi forma per la vita, è questo un pensiero importante per giovani dai 18 ai 28 anni. Potete iscrivervi entro e non oltre il 26 gennaio alle ore 14, salvo proroghe, poi non sappiamo. E lì sono disponibili 4 posti, d'accordo? Quindi gli aspiranti volontari dovranno presentare domanda o tramite la linea, anzi faccio una cosa, vi linko la notizia così facciamo prima. Eccola qua, vi mando la foto, ecco qua, voilà, così vi faccio cosa gradita e siamo a posto.
Allora, i Raffaele, dice Raffaele, nostro amico Raffaele Ferreri, sono numeri uno. Vai Raffaele, numero uno. Vai Raffaele, balla la pizzica. Balla la pizzica, pizzica. La pizzica. Piace la pizzica, eh? Un saluto al nostro amico che ci guarda dalla Svizzera, Giuseppe Di Giaro. Ciao Giuseppe, buonasera, un saluto da parte mia, un saluto anche da parte del nostro caro Raffaele, il barone momentaneamente è in tournée, ve lo posso assicurare, sta bene, sta facendo una tournée, eccolo qua nella sua foto, come si dice, in posa sul fortino, eccolo qua, non sa mai una bella, non ti preoccupare, Nulion è stato ferito ma non è morto. Vittorio, mi hai lasciato appeso e vabbè, fra un attimo vado a cena. No, non ti ho lasciato appeso, ti ho detto che chiamo Raffaele e in questo caso mi ero dimenticato di dire che devo chiudere la chiamata per chiamare il nostro Raffaele Coc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 o, hai capito? Scusami Enzo, scusami Enzo, ti faccio chiedere scusa da Raffaele, devi chiedere scusa a Enzo perché ho dovuto sospendere la chiamata per chiamare te. Di Enzo, sì, Vittorio si scusa per questo motivo. Vai, di, dai, dai. Enzo, Vittorio si scusa, sì, per questo servizio, perché mi ha chiamato a me. Hai capito? Dovevo chiamare il bambino. Quello poi se la prende. Ce l'ha un cicciotto creatore. Raffaele, vedi a Italia 1 c'è la coppa. A Italia 1 dici che c'è la coppa, a Italia 1. È vero? L'auguri per la coppa. No, ho detto un'altra cosa. Raffaele, a te Merilu ti sta facendo male. Tu stai scemunendo. Ma no pick. No, assai, non no pick, assì. Allora, ho detto, ascoltami, a pizzolarecchi, a pizzolarecchi. Ha detto Raffaele, Mario, Raffaele, vedi a Italia 1 che c'è la coppa. Che coppa c'è? La coppa del nonno? La coppa. Che c'è la coppa del nonno? Vabbè, dai, lascia stare, Raffaele, lascia stare. Raffaele, lascia stare. Abbiamo una nostra amica che c'è. Allora, vediamo chi è la che sta. La partita finita. Ah, c'è Monica Spiteri che canta una canzone in inglese. Monica, sei pronta per cantare? Bene, adesso facciamo cantare. Ci colleghiamo a casa di Monica per sentire la nostra amica Monica Spiteri che ci canta Dolce Vita. E allora, canta per noi Dolce Vita, pezzo di Ryan Paris. Eccola qua, vai. Vai Monica, cantaci questa canzone, dai. Senti che pezzo ci canta Monica. Dolce vita di Ryan Paris. Lo so che tu ce l'hai, Raffaele, non mi interessa. Saluto l'amica Monica. Ciao Monica, buonasera. Vai, cantaci questa canzone. Mentre Raffaele balla nudo sotto la doccia. We're walking like in the dolce vita. This time we got it right. We're living like in the dolce vita. Living a dream tonight. Yeah. We're dancing like in the dolce vita. With lights and music on.
Our love is made in the Dolce Vita. Nobody else than you. It's a last night together with our love again. Another light before we're drowned in darkness. Say you'll never leave me now. Say you're gonna love me now. Un po' più dietro, un po' più dietro, un po' più dietro. We made it down in the Dolce Vita. Wipe our face away. We looked at life in the Dolce Vita. A game of yesterday. Yesterday. I'm so alone in the Dolce Vita. Oh baby, telephone. The magic's gone in the Dolce Vita. Nobody else than you. It's our last night together with our love again. Another night before we're drowned in darkness. Say you'll never leave me now. Say you're gonna love me. It's our last night together with our love again. Capito la nostra amica Monica? Brava Monica! Grazie alla nostra amica Monica e soprattutto complimenti, complimenti. Allora Raffaele, vedo che con te c'è qualche disco, il disco show, il disco show. Vediamo che cosa ci sta preparando. Sì, questo brano vediamo. È dedicato a tutti gli innamorati. Come innamorati? Ah, ma scusami, mi a fai tutti vedere innamorati. Mi fai vedere come si chiama il cantante? Non leggo bene il cantante. Si chiama, aspetta. Oh, Cry to Me è la canzone, va bene. Burt Blanca. Burt Blanca. Burt Blanca. Con il brano Carver Tome. Come? Si chiama Burt Blanca con Cry to Me. Mamma mia, sei proprio fregato, lo so. Lo so, lo so. A te, a te l'amore fa questo male. Questo è una versione, sì. Che fa? Sì, sì. Come ti vorrei, come ti vorrei, vorrei, vorrei. Però la canta inglese. Wow! Sentiamo. When your baby leaves you all alone and nobody calls you on the phone. Don't you feel like I'm crying? Aye. Don't you feel like crying? Come ti vorrei, vorrei, vorrei. La cantava Iva Zanicchi, se non sbaglio. You're crying to me. When you're all alone in your lonely room and there's nothing but the smell of her perfume. Yeah, 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 yeah. Don't you feel like a crying? Cry. Don't you feel like crying? Yeah. Don't you feel like a crying? Hey. Come on, come on, cry to me. Whoa, whoa. Nothing can be said.
Che altro disco mi hai trovato? Che altro disco mi hai trovato? Fammi vedere il titolo. Lost Pimples The Loyes Tenerife. Chi è? Fammi vedere bene, ma scusami, non devi metterlo tu davanti. Devo vederlo io. Raffaele la Senza Tibe. Aspetta. Raffaele, dice Mario Riccardi, la mattina del primo gennaio c'era un disco 33 giri giù al tuo balcone. Tu l'hai buttato? Non lo so. No, non c'ero io. Ma l'hai buttato tu, chiede Mario. L'hai buttato tu? No. Fammi fare una richiesta. Mario, scusami, hai per caso dei dischi che ti devi disfare? Non darli a Raffaele, dagli a me, perché io li suono. Quello non li suona, quello li dà al nipote e non sa nemmeno che cosa ne deve fare il nipote. Va a finire che mo che dopo li abbandona, io invece li faccio rivivere, capito? A differenza di quel deficiente che sta con me, vedi? Che questo qua non me li vuole dare, perché dice che gliel'ha promessa a suo nipote, che non sa nemmeno che cos'è la musica. Ma dico io, ma secondo te è normale, dopo averlo tenuto per più di 40 anni, sono 44 anni che lo sopporto, ti senti dire, e tu che mi dai? Ti ho sopportato per 44 anni a te, e tu hai il coraggio di dire, tu che mi dai? Vergognati, sto parlando a te Raffaele, sto parlando a te, vergognati. A me, io stavo a pensare a te. sì, tu puoi scemere l'angelo la guerra, capito? Allora andiamo avanti, che cosa abbiamo? Ha detto Mario che non ne ha, peccato Mario, sarebbe utile se magari qualcuno di voi ne avesse qualcuno da disfarsene, non buttateli, io li farò rivivere nella trasmissione Disco Show, come sto facendo con questo disgraziato qua che con me da 44 anni siamo una coppia ormai indivisibile. Allora, che disco hai scelto? Scusami, mi hai trovato un pezzo... Disco Samba, no? Ma vediamo che cosa mi sta trovando. Anni 60. Vediamo. Anni 60, la partita 60. Del pallone. Ecco. Abbronzatissima, bandiera gialla. Stasera mi butto. Mi fai vedere la copertina? Gli anni 60. Raffaele, la copertina. Speedy Gonzales. La copertina, voglio Stroke vedere. Twist, Legheron, anni 60. Sì, ma questa. Mi fai vedere la copertina? Vai un po' più dietro. Oh, benissimo, anni 60. Ma chi la canta? Chi suona? Chi è? Fiat, ma più dentro. Vai. Anni 60. Vai dentro. Oh, vediamo. Fa vedere a me. Fa leggere a me, che tu a leggere non sei capace nemmeno di leggere la A col bicchiere. Ma vediamo. Chi è che la canta? Buonasera. Non so, leggi proprio niente. Allora, che c'è scritto sopra? Sotto, che c'è scritto? La parte è sta scritto qua. No, devi Disco leggere. Samba è il brano. Disco Samba. Vabbè. Disco Samba, vedi? La copertina. Vediamo un po', vediamo anni 60, chissà. Chissà, troviamo qualcosa, ma non vedo. No, Disco Samba mi fa Brigitte Bardot e tutto il resto. Mannaggia, vabbè, facciamo così, dai. Facciamo Midley. Mettiamo un Midley. La partita del pallone. Sì, mettiamo un Midley anni 60 e non se ne frega più. Vai, cantiamo, Raffaele. Cantiamo. Facciamo un canta che ti passa. Vai. Che dici? Cantiamo un canta che ti passa? Canta, ma passi un pe. Cantiamo, Matilde Pappalettera, facciamo un canta che ti passa. Vuoi cantare con noi? Ti invito a cantare insieme a noi un po' di pezzi. Vai, musica. Twist! La luna si desta con te, hey, e balla il twist contando le stelle nel cielo. Ma la stella ancora più bella non è in cielo, vi vicino a me, a Saint-Tropez.
ma la stella con più bella non c'è di più vicino a me, a Saint-Tropez. Twist twist tutto il mondo, twist twist stai impazzendo, sogna, vuol tornare, una lunga ancora non mai soldare a Saint-Tropez. La gente si chiede perché tu balli twist portando un vestito in lame. Vuoi sembrare ancora più bella, ma la moda è sempre quella se tu balli twist. Vuoi sembrare ancora bella, ma la moda è sempre quella se tu balli twist. Canta che ti passa. Signori, siamo arrivati al termine della puntata di oggi, salutiamo e ringraziamo i nostri amici collaboratori, a partire da Lu Smile, tutte le persone che guardano la città di Trani in diretta su Trani News, il sito è infonews.it e poi Bianco Yogurt Caffè in via Ogni Santi 114 Trani e poi ancora Lu Smile Isabel, via Postumia numero 2 a Trani. Saluto i nostri amici dello staff e la giusta della stazione, che ovviamente il nostro caro amico Andrea Di Lernia è sempre a vostra completa disposizione. Tutto chiaro? Bene, e allora andiamo con il twist. Vai! Vuoi sembrare ancora più bella, ma la moda è sempre quella se tu balli il twist. Vuoi sembrare ancora più bella, ma la moda è sempre quella se tu balli il twist. Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, ballo il twist. Sarà perché io dondolo, saranno gli occhi tuoi che brillano, ma vedo mille, mille, mille lucciole venirmi conto insieme a te. Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, ballo il twist. Le ginocchia scendono, twist, twist. Le mie gambe tremano, twist, twist. Forse sono brividi, brividi d'amore. Raffaele, fammi una presentazione finale. Avete ascoltato? Vittorio Casinisi ha presentato Lady San Jasmine. Vittorio Casinisi ha presentato Radio Show. Condotto da Raffaele, con la partecipazione del barone Girasole, in tournée, in vacanze. In vacanze. Noi ci sentiamo a un prossimo appuntamento. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, ballo il twist. Le ginocchia scendono, le ginocchia tremano. Forse sono brividi, brividi d'amo. Tintarella di latte, tutta notte sopra il tetto come i gatti. Ma se c'è la luna piena, tu diventi candida, candida. Tintarella color latte, tutta notte sopra il tetto come i gatti. E se c'è la luna piena, tu diventi candida. Ma se c'è la luna piena, tu diventi candida, 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 candida. Radio Show, yo 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 yo! Ciao!